Oggi è lunedì e siamo nel pomeriggio. Ho aperto il Corriere della Sera e ho notato, a differenza del solito, che una buona parte, prima pagina, seconda, terza, eccetera, sono dedicate tutte al Partito della Libertà, ma non in modo positivo, agli scontri. Vi leggo la titolazione. Ancora tensione tra i militanti di Moratti e Pisapia, il Premier. Clima da guerra civile, il premier clima da guerra civile, chissà chi l'avrà instaurato. Ministeri, scintille tra Lega e PDL, Bossi li vuole a Milano, alleati divisi, Berlusconi, solo dipartimenti. Te gli dovrai dare, caro Berlusconi, tutto, perché sei un succube purtroppo di Bossi. Ma che è della tua dignità? Ma cos'è rimasto del tuo orgoglio? Ma tutto questo semplicemente per tenere ancora il potere? O c'è qualcos'altro che è nascosto? Qualcos'altro che il Bossi sa di cui è a conoscenza e noi no? Andiamo avanti. Allora, abbiamo visto la cosa, eccetera. Seconda pagina. Berlusconi, c'è un clima da guerra civile. Il premio all'ospedale, eccetera, eccetera. Il partito in subbuglio invoca il cavaliere. Siamo un treno impazzito. Il Partito della Libertà dice no ai ministeri al nord. Bossi insiste, ho la parola del Premier. Hai capito? Ha la tua parola. Ma perché gli dai le parole se sai di non poterle mantenere? Andiamo avanti. Il governatore dà a Umberto una pernacchia, non gliela restituirò mai. Umberto, show in strada tra le multe e le penne. Il capo del Carroccio non boccia la sanatoria multe, ma striglia la Moratti. Poteva fare di più. Sulla sfida Moratti-Pisapia, nuove tensioni, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo in sintesi. Io mi sto chiedendo e mi sto domandando come un uomo così potente soggiacia già da tempo a un ricatto continuo da parte della Lega. Avete fatto caso? È un continuo, una rivalsa continua. Apre la bocca senza avere l'ok e gli viene rinfacciato immediatamente e lui deve cedere una carta alla volta, un pezzetto alla volta, quell'altro sta invadendo tutto e tutti. Un partito che ha il 9%, dico il 9% di iscritti, il 9% di forza politica sta manovrando, sta comandando l'Italia tutta. Ricordo 3-4 giorni fa quando Bossi disse: abbiamo l'Italia in mano. Allora, caro Premier, faccia una cosa. Si vuole affrancare da questa schiavitù? Indica le nuove elezioni, cioè provochi la crisi di governo e andremo di nuovo a votare. E forse questo sarà l'unico modo per cui lei potrà dormire di nuovo tranquillo, sapendo che non c'è un bofonchiatore che lo sta controllando. Arrivederci.